Maurizio Giacomelli, presidente ODV Protezione Civile di Gardone Valtrompia, bentornato. Grazie. Sappiamo che sei appena tornato appunto dalla, insieme a una squadra di volontari dalla Emilia Romagna martoriata da quell'alluvione indescrivibile che ha lasciato, adesso ce lo racconterai tu cosa ha lasciato. E innanzitutto dove siete stati? Noi siamo intervenuti a Bagnacavallo e ci hanno segnato, siamo arrivati alla base operativa come sempre al campo base, una volta registrati al mattino alle 8 ci hanno destinato sulle due vie proprio a 1 km e 200 metri da dove è esondato il fiume, dove c'è stata l'inondazione, a 1 km e 400 metri. È arrivata il fango e l'acqua a 1,60 m in tutte le case. In tutte queste case di campagna, poveretti hanno dentro materiale agricolo, i trattori, perché sono tutti coltivatori, di frutteti, uva, e tutto questo, non hanno più niente. Si sono trovati con la seconda ondata proprio zero, niente, tutto fuori. In casa non c'è più niente e avevano tutto questo fango ancora all'esterno, nei cortili, nei giardini, e tutte queste cose qui, tutte le case, nei garage, tutto coperto. Il nostro compito era con i mezzi, con le palettine, okay. Siamo riusciti a entrare, come in questo campo qui, dai cancelli, avanti e indietro. Noi avevamo il compito di portare fuori tutto questo fango, tutto questo materiale che c'era dentro di tutto, seggiole, qualsiasi cosa che può avere una casa, una cucina, non c'era più niente. Abbiamo mucchiato tutto all'esterno e dall'esterno passavano i camion e degli escavatori più grossi a caricare. Questo è stato il lavoro incessantemente per 4 giorni che abbiamo fatto. Eravamo giù in 7.000 volontari sparsi in tutta la regione. Lì a Bagnacavallo siamo stati in 500 di varie Sondrio, Milano. E noi della Valtrompia assieme a Coglio, Bovigno, Lumezzane, eravamo in 10 con la Val Carobbio, altri due, una squadra di queste 10 persone, avevamo queste due vie proprio principali verso l'esondazione, come vedrete poi nel filmato, nelle fotografie, insomma. Ma la cosa più bella che c'è stato, mi viene la pelle d'oca, quando stavamo andando via, era il giorno che è arrivato il cambio, appunto giovedì sera è arrivato il cambio, e questo Massimiliano, posso dire il nome, che sarebbe quello che hanno salvato col canotto la bambina di 2 anni e mezzo, mi ha detto: Mauro, voi volontari siete arrivati solo lunedì, ma siete nei nostri cuori. Quindi così l'emozione, sì, è l'emozione stata un'emozione grande da parte loro, e non ci volevano lasciare andare via perché gli abbiamo dato respiro nelle loro case, possono entrare nelle loro case senza dover passare su passerelle e questo fango puzzolente, insomma c'è di tutto, potete, cioè, vederlo in televisione come lo sto spiegando io una cosa, però visto lì toccare, insomma, ti viene voglia, sei stanco, siamo stanchi, andavamo a mangiare tutti insieme cotti, però soddisfacenti, nel senso, dobbiamo passare quella casa lì, due signori anziani di 85 anni lui e 81-82 la signora, mi hanno abbracciato, mi hanno baciato, se vuoi stai qui a dormire, no, non posso, arrivano gli altri, ma però non preoccupatevi, non vi lasciamo soli. Attualmente la situazione, le case sono tutte pulite, adesso richiedono solo, basta manualità, solo mezzi pesanti, camion, escavatori, per poter caricare tutti quei mucchi e lavatrici e tutto quello che può essere, vanno in discarica, vanno nelle zone dove noi lo portavamo ammucchiati solo per pulire. Quindi la manualità adesso, diciamo, si è fatto un passo avanti, insomma, okay. Non serve più. Quindi quello di cui ha più bisogno il popolo emiliano adesso sono adesso macchinari. Bisogna sgomberare. Macchinari grossi, cioè mezzi grossi, e auto articolati, camion. Da aver capito che probabilmente siete pronti a tornare. Sì, e adesso sul posto. Così, adesso richiedono appunto, come ho detto, macchinari e anche i polipi, non so se li avete visti ancora, sì. I ragni, sono chiamati i ragni polipi per appunto passare fuori dalle abitazioni, sulle strade, raccogliere tutto quello che è da buttare via, insomma.
tutto quello che è stato tutto quello che c'è. Fuori quindi, dalle case, quindi probabilmente dovremmo ritornare giù, ecco, ma solo operatori di mezzi, ecco, non più la manualità di tirar fuori il fango come abbiamo invitato, ripeto, quei signori lì, che poi ci sono in giro anche già sciacalli, perché hanno pulito un tavolino così mercoledì sera, hanno pulito, poverino, l'unica cosa che gli è rimasta, il tavolino, la notte li hanno rubato. Cioè io non riesco, cioè non, e eravamo pattugliati tutto il giorno, c'era una pattuglia che girava così, ma purtroppo io non riesco a capire, famiglie distrutte, perché sono distrutte, con la voglia di ricominciare, perché le aziende hanno già ricominciato a lavorare, anche se c'è sporco, c'è ancora, però hanno voglia di ricominciare, e avendo il nostro supporto, loro insomma hanno più forza, sono volenterosi. E hanno più forza, sicuramente. Hanno più forza. Perché, comunque noi ti ringraziamo, Maurizio, per il lavoro che svolgi e che continuerai a svolgere, per il lavoro che la Protezione Civile in generale comunque fa. Grazie. Io, se mi permettete, quella frase lì mi rimane qui, mi ha detto Massimiliano, 4 giorni che siete qui, ma siete nei nostri cuori. Questa l'ha detto da lui e davanti anche quel signore lì, il signor Michele, da 85 anni, che poi ci ha fatto la fotografia, e insomma le lacrime non mancano mai. Grazie. Grazie a voi.